trovate cari amiche, nel tutorial di oggi voglio mostrarvi come si lavora questo splendido punto a rilievo che trovo adattissimo sia per fare dei colli che delle copertine. Il punto ha un diritto, come potete vedere è un rovescio, quindi non è reversibile. Si può lavorare sia in cotone che in lana ed anche in misure molto diverse di grandezza. Per esempio questo l'ho lavorato con un filato di cotone lucido utilizzando un ferretto 4. Quello che vedete in questo momento è lavorato con un filato molto grande e dei ferri 8. La proporzione che vedete è data dagli stessi numeri di punti in larghezza e dalle stesse ripetizioni in altezza del punto, ossia due ripetizioni. Questo punto si lavora con un multiplo di 6 maglie più 2. Ora passiamo al tutorial. Buona visione! Per lavorare questo bel punto a rilievo io sto utilizzando un ferro 4 ed un filato di cotone adatto al numero di ferri. Vi occorrerà anche un ferretto ausiliario. Io in questo caso, visto che il lavoro è molto piccolo, per avere un attrezzino meno ingombrante ho preso uno stuzzicadenti che mi aiuterà a mettere in sospeso le maglie. Ho già lavorato due ferri a dritto giusto per avere un po' di base. Ho montato 30 maglie più 2 e iniziamo con il primo ferro che lavoreremo in questo modo. 3 diritti, 3 punti nella stessa maglia. Facciamo in questa maniera. Lavoriamo una prima maglia al dritto senza far scivolare il punto dal ferro di sinistra. Passiamo il filo davanti, poi lavoriamo nuovamente un diritto. Facciamo una specie di gettato, diciamo, un gettato tra le due maglie ed abbiamo 3 punti. Io chiamerò questo punto petalo. Facciamo un secondo petalo subito dopo, quindi di nuovo una maglia al dritto, sempre nella stessa maglia, prendiamo il filo, lo passiamo davanti al ferro, poi lavoriamo nuovamente al dritto nella stessa maglia. Vedete, in questo punto abbiamo 3 maglie, 1, 2 e 3. Ora lavoriamo 4 diritti, 2 petali, quindi lavoriamo 3 maglie in una, 1 petalo, un diritto, passiamo il filo davanti e lo teniamo e facciamo nuovamente un diritto. Possiamo far scorrere le maglie sul ferro di destra. Di nuovo 4 diritti. Due punti petalo, quindi il primo ecco qua e il secondo.
4 diritti, e di nuovo 2 petali. Quattro diritti due petali filo davanti e nuovamente una maglia al dritto. Terminiamo con 3 diritti. Il secondo ferro è il rovescio del lavoro. Lavoriamo subito 3 maglie a rovescio. Ora abbiamo le maglie dei 2 petali, che per inciso ho chiamato così perché appena ho visto il punto la prima impressione che ho avuto era quello di tanti fiorellini. Quindi, quando incontriamo le maglie che costruiscono i petali, non dobbiamo far altro che passarle senza lavorarle dal ferro di sinistra a quello di destra. Quindi in questa maniera lasciamo il filo così com'è e passiamo le 3 maglie del primo petalo e le 3 maglie del secondo senza lavorarle. Riprendiamo il nostro filo e lavoriamo a rovescio le 4 maglie successive senza tirare eccessivamente il filo, non è che dobbiamo stringere completamente. 1, 2, 3 e 4 e facciamo così per tutto il ferro. Quindi adesso abbiamo i 2 petali, passiamo nuovamente le magliette senza lavorarle, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, e lavoriamo i rovesci successivi, 4, 1, 2, 3 e 4. Continuiamo fin verso la fine del ferro. Ho passato le 6 maglie degli ultimi 2 punti petalo e lavoro così a rovescio le ultime 3 maglie rimaste. 1, 2 e 3. Abbiamo così terminato il secondo ferro. Ecco, come potete vedere, abbiamo le maglie lavorate a rovescio e le 6 maglie passate senza lavorare. E questo è il filo che passa sopra per andare poi a riprendere la lavorazione nelle 4 maglie successive. Nel terzo ferro iniziamo a spostare i nostri petali, uno a destra e uno a sinistra. Questo è il mio stuzzicadenti, il mio mini ferro per mettere in sospeso le maglie. Iniziamo a lavorare facendo un diritto . Prendiamo 2 diritti successivi, li mettiamo sul nostro ferretto ausiliario e li lasciamo in sospeso sul retro del lavoro.
in questo modo. Ora abbiamo il primo petalo da lavorare. Lavoriamo tutte e tre le maglie prese insieme in un diritto. Quindi inseriamo il ferro e lavoriamo a diritto. In questo modo il petalo si inclina verso destra. Prendiamo le maglie in sospeso e le lavoriamo tutte e due a diritto. Potete anche ripassarle sul ferro di sinistra e poi lavorarle, come meglio credete. Ora sarà il petalo successivo a rimanere in sospeso, però sul davanti. Prendiamo le tre maglie, lasciamo sul davanti e andiamo a lavorare le maglie successive a diritto. Una e due. Ora riprendiamo le tre maglie del nostro petalo e le lavoriamo anch'esse insieme, però a diritto ritorto, invece di prenderlo normalmente sul davanti, così come dovrebbe essere, le prendiamo nella parte del retro. Lavoriamo tutte e tre insieme in un unico diritto e facendo il diritto ritorto, come potete vedere, il petalo si sposterà verso sinistra. Ripetiamo mettendo in attesa dietro le prime due maglie che incontriamo e lavoriamo a diritto il primo petalo della coppia. Le tre maglie insieme a dritto. Lavoriamo a diritto le maglie in sospeso. Una e due. Ecco qua. Ora prendiamo il petalo e lo mettiamo sul davanti del lavoro in attesa. Lavoriamo le due maglie successive a diritto. Riprendiamo il petalo in sospeso e lo lavoriamo a diritto ritorto, tre maglie insieme, in questo modo. Quindi i nostri due petali si inclineranno, uno verso destra e uno verso sinistra, e al centro avremo le maglie a diritto. Continuiamo così fino alla fine del ferro. Eccoci all'ultimo petalo del ferro, lo posizioniamo sul davanti in attesa. Sono rimaste tre maglie a dritto sul ferro di sinistra. Allora lavoriamo due maglie a dritto . Riprendiamo il petalo da lavorare e lo lavoriamo a diritto ritorto. Ecco qua, a diritto l'ultima maglia del ferro. In questo terzo ferro, come potete vedere, abbiamo i petali che si dividono a destra e a sinistra. Il quarto ferro va lavorato interamente a rovescio.
Lavoriamo il quinto ferro dando vita a dei nuovi petali. Iniziamo con un diritto. Facciamo subito il primo petalo con un diritto, un gettato e un diritto, tutto nella stessa maglia. Lavoriamo 4 diritti. Ed ora facciamo 2 petali consecutivi. Guardate, ci troviamo nel punto in cui i petali sottostanti si avvicinano. Quindi 1 e 2 maglie. In queste 2 maglie lavoriamo i nuovi petali. Un diritto, un gettato e un diritto. Di nuovo, un diritto, un gettato ed un diritto. 4 diritti. Nuovamente i 2 petali. Quattro diritti. I 2 petali lavoriamo, quindi il primo, uno, un gettato e un diritto, di nuovo un diritto, un gettato e un diritto. 4 diritti. Di nuovo 2 petali. Quattro diritti. Ed ora, come vedete, rimangono 2 maglie da lavorare. In una facciamo un petalo e l'ultima la lavoriamo a diritto. Con una maglia a dritto ed un petalo abbiamo iniziato, con una maglia a dritto ed un petalo terminiamo. E questo è il nostro quinto giro. Il sesto giro sarà lavorato passando le maglie dei petali dal ferro di sinistra a quello di destra senza lavorarle e lavorando le maglie al rovescio. Quindi iniziamo, facciamo un rovescio, passiamo 1, 2 e 3, le 3 magliette senza lavorare e andiamo a lavorare le nostre 4 maglie al rovescio. 2, 3 e 4. Passiamo le 6 maglie dei 2 petali, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e lavoriamo le 4 maglie al rovescio successive. Così per tutto il ferro. Ecco, siamo arrivati all'ultimo petalo, quindi passiamo 1, 2 e 3 le maglie e lavoriamo al rovescio l'ultima maglia di questo sesto giro. Passiamo alla lavorazione del settimo giro. Iniziamo con una maglia al dritto, posizioniamo le maglie del primo petalo
sul davanti del lavoro utilizzando il nostro ferro ausiliario e lavoriamo due maglie a diritto. Riprendiamo il nostro petalo che lavoreremo a diritto ritorto. Ora prendiamo due maglie al dritto successivo e le posizioniamo sul retro del lavoro. Abbiamo i nostri due petali vicini, lavoriamo il primo a diritto. Ora le due maglie in sospeso a diritto. Una e due. Il petalo successivo lo mettiamo in sospeso sul davanti. Lavoriamo due maglie al dritto. Ed il petalo a diritto ritorto. Continuiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Eccoci quasi alla fine del ferro, abbiamo lavorato tutte le coppie di petali, adesso ne rimane solo una alla fine dopo le due maglie dritte. A questo punto prendiamo le nostre due maglie dritte e le spostiamo sul retro del lavoro. Lavoriamo a diritto quest'ultimo petalo. E poi a diritto sia le due maglie in sospeso, una e due, che l'ultima maglia del ferro. Ecco qua. Abbiamo completato il settimo ferro. L'ottavo ferro è tutto a rovescio. Ecco fatto. In pratica questa è la lavorazione completa del punto. Ora per andare avanti non dovete far altro che ripetere dal primo all'ottavo ferro ogni volta per avere un disegno completo. Bene, come avete potuto vedere, la lavorazione del punto non è affatto complicata. Una volta iniziata la prima parte, poi vi viene normalissimo continuare. Se volete anche la versione scritta del punto, la potete trovare nel post dedicato che farò sul mio blog e del quale trovate il link come al solito nella info box. Bene, anche per questa volta è tutto, vi rimando al prossimo tutorial e vi auguro buon lavoro. Ciao a tutte da Lilla.